Il mio non è un canale di views, challenge, cavolate. Il mio è un canale dove voglio veramente creare una legacy, ragazzi, una eredità. Ciao ragazzi, grazie per aver cliccato il link e benvenuti al canale di Muscoli a Vita. Mi chiamo Giulio e il mio compito è di aiutarti a trasformare il tuo fisico. Voglio che Muscoli a Vita, scienza del fitness, sia quello che lascio a voi e che sia il motivo perché mi seguite. Buongiorno ragazzi, bentornati in un altro video, come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Buongiorno ragazzi, bentornati in un altro video, come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Buongiorno ragazzi e ragazze, bentornati a un altro video, come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Non mi frega di diventare famoso. Il canale è arrivato a 100 iscritti e ragazzi, io non potrei essere più felice. Volevo ringraziarvi a tutti, siamo arrivati a 10.600 iscritti. Abbiamo sorpassato 50.000 iscritti, che è veramente pazzesco. Quando ho iniziato il canale non pensavo mai di arrivare a questo punto. Provo solamente a portarvi contenuti, a farvi capire che se siete giovani in Italia dovete farvi il culo. Se voi avete degli obiettivi, dovete fare dei sacrifici, dovete lavorare per raggiungere i vostri obiettivi. 6 del mattino, martedì mattina, sono le 9. Come al solito, 6 di mattina a Manchester non ci sta ancora nessuno per strada. Tutto questo è grazie al lavoro che ci ho messo dentro, ma è soprattutto grazie a voi, ragazzi. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Bella Giulia. Vorrei ringraziare. Muscoli a Vita. Perché grazie a lui. Ho imparato tantissime cose. La tecnica è vincente. È fantastica la guida. La dieta flessibile. Mi posso vedere il fitness. Ti ringrazio. Dai, Giulio. Sei grande, Giulio. Ti ringrazio veramente tantissimo. Continua così, sei il numero uno. Dovete lavorare, lavorare, lavorare. Io 2 anni fa non mi immaginavo nemmeno di stare in questa situazione. Sarebbe stato un sogno e ora ci sono. Tutto grazie a voi, ragazzi. GG. Yo. Fai. Ragazzi, sono eccitatissimo. Siamo in aeroporto e io e Sam stiamo per Oh partire. my God. Glielo diciamo dove stiamo andando? Facciamo retrofront. Spero che vi sia piaciuta la intro che avete appena visto, perché io l'ho vista e Sammy, secondo me, l'ha editata benissimo. Mi sono venuti i brividi ben 2 volte che l'ho vista e voglio ringraziare tutti quelli che hanno mandato il video, è stato veramente stupendo. Stavo dicendo a Sammy che a volte fare tutte queste cose online non ti rendi veramente conto e non apprezzi che stai veramente influenzando la gente. Invece, una volta che vedi dei video delle persone vere che ti mandano video del genere, non lo so, è stato bellissimo e ho voluto veramente provare a far capire che niente è dato per scontato e che tutto si costruisce, ci vuole tempo, ci vuole anni e niente. E stiamo iniziando la dieta. Fino a ieri ero super eccitato, oggi già ho fame, già non mi viene fa la dieta. Però dai, sono excited all around, ho preparato i pasti, mi sono portato appresso tutte bilance, cose varie. Niente, faccio un ultimo po' di lavoro prima di salire sull'aereo, che devo rispondere ai clienti e boh. Godetevi sto video. How do you say hello in Turkish? Mahaba. Mahaba. Do you say Mahaba? Yeah, when you greet somebody else, you say Mahaba. Yes. Oh, non ci provare. Guarda, guarda ele. I can't control my body. Non ti hai riportato qualcosa da mangiare? Sì, però ho deciso che non è manco troppo male, riso, meatballs e delle verdure. Quindi il primo passo su questo volo lo faccio adesso e poi dopo mangio quelli che ho preparato io e faccio vedere cosa ho preparato. Però per ora, Sammy, cioè, non posso iniziare da già al 100%. Sì, dai, ci sta. Un po' di relax. Se lo fa. Siamo a Istanbul, abbiamo appena fatto 3 ore di volo, siamo solo a metà journey. E perché dobbiamo continuare, dobbiamo arrivare a Dubai. Devo dire che il volo è stato abbastanza, per me è passato velocissimo. Sammy dice che invece per lui è stato lunghissimo. Mi sono visto un film, mi sono visto John Wick, ho anche mangiato il pasto che ci hanno dato, però era bello equilibrato e poi mi sono fatto anche un caffè. Non il massimo, ma nemmeno così male. Mi sento un pochino bloated, quindi un pochino gonfio, ma penso che è normale, me l'aspettavo, dato che comunque quando uno viaggia ti senti un pochino gonfio. Detto questo, noi andiamo al bagno, abbiamo un'oretta da spendere qua, prenderemo qualcosa da bere, da mangiare, vi facciamo vedere. TG, ti seguo in bagno, ok?
Mio. E ragazzi, mi voglio scusare che questo è un po' un viaggio, un vlog di tragitto, però vi voglio chiedere un favore: dal prossimo vlog iniziamo fissi nella nuova location. Se potete smashare quel like, che non ve l'ho ancora chiesto, per questa intro spettacolare e per la qualità che penso che avete visto finora, perché io e Sammy veramente vogliamo portare le cose, lo so, sentite dire sempre, ma al prossimo livello. Un attimo, quindi chiedervi il like e anche farvi vedere che comunque mi sono preparato abbastanza per il viaggio. Magari in altra occasione non l'avrei fatto, ma dato che stiamo iniziando la mia dieta, il mio periodo di definizione che inizia domani, oggi diciamo è il primo giorno, volevo entrare un pochino nel mood e mi ero pure preparato dei pasti, perché avevo detto, sapete com'è sull'aereo, di solito si mangia male, questa volta si abbiamo mangiato bene, ma di solito si mangia male. Mi ero portato della frutta, una banana, c'ho delle mele, come vedete qua, c'ho dei mandarini, mi ero persino fatto su un po' di Tupperware, un pochino eccessivo, c'era il pesce, il riso e insalata. Quindi ragazzi, da questo veramente la mia, come si dice, eccitaggine, la mia sono super eccitato e super gasato per iniziare, perché voglio veramente arrivare alla migliore condizione di sempre, sempre voglio scendere il più basso possibile, ma so che sarà difficile, so che ci saranno i momenti in cui avrò fame, so che ci saranno i momenti in cui vorrò un attimino mollare oppure fare un cheat day, così, e voglio filmare tutto e voglio portarvi voi con me su questo percorso, voglio far vedere veramente ogni singolo momento. Quindi spero che vi sia piaciuto il primo video, noi continuiamo ovviamente e boh, andiamo a Dubai. 3, 2, 1. GG. Oh. Ma dove mi hai portato? Ragazzi, siamo arrivati finalmente a Dubai. A Dubai. Che ne pensi, Sammy? Sono un po' stanco, però cioè, è pazzesco il posto. Ragazzi, sono state 4 ore di aereo, molto piuttosto del primo, perché ovviamente con il time difference, quindi con il fuso orario, praticamente adesso sono le 7:30 del mattino, ma noi abbiamo saltato tutta la notte. Sì. Quindi stiamo praticamente vivendo come se fosse il giorno dopo, che ne so, Capodanno, che ne so. È comunque figo, dai. Sì, sì, no, figo. Sono contento che siamo finalmente qua. Non fa caldissimo, è ancora presto la mattina, però non fa caldissimo, stiamo bene così. Siamo arrivati a questo che è il secondo aeroporto, che è Sharjah Airport, che non è l'aeroporto internazionale, quindi un po' fuori. Per forza di cose dobbiamo prendere un taxi. Io speravo di prendere la metro, così risparmiamo un pochino. Però invece dobbiamo prendere il taxi per andare al posto principale, che è il Dubai Marina, che è proprio sulla spiaggia, che è dove volevo andare da sempre. Io spero che ci lasciano fare il check-in, e altrimenti facciamo un giretto di Dubai, sì, così. Sì. Vediamo insieme. Vediamo. Dai. Don't care about no gold, no one else to hit my phone up. None of that pretentious life. No, 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. Your love, it is all that I need. Benvenuti al tour della casa Dubai, prego, prego, entrate. Siamo al 25esimo piano, che è una cosa assolutamente assurda, e la location di questa casa è praticamente accanto alla Dubai Marina. In 10 minuti siamo a JB Yard The Walk, che è uno dei posti più internazionali, dove passano tutti con le mega Lamborghini a farci sembrare poveri. Abbiamo visto stamattina con Sammy. Faccio vedere un tour molto molto rapido, iniziamo con il salotto. Entrando ci sta un bel tavolo dove io faccio il mio lavoro, che mi piace comunque stare al tavolo, perché almeno mi concentro un po' meglio, però è fighissimo, ci sta praticamente un sofa, così in italiano. Divano. Un divano enorme, e qui Sammy un po' scappotta sul divano. Sì. E questa è la postazione che dovrà lavorare Sammy, abbiamo anche la televisione con tutto quello che si può avere, non è che ne guardiamo tanta, ma Netflix, YouTube, possiamo vedere sulla TV, quindi il primo episodio questo qua lo rivedremo sulla TV. Yes. E poi venendo qua ci sarà una vista spettacolare di tutta Dubai, che vi faccio vedere, poi hanno affittato qualche cosa. Sì, sono molto carine secondo me. E venite fuori, ci sta un bel terrazzino con due poltrone. Adesso c'è un po' di vento, ma la mattina è fighissimo. Sammy, se esci fuori ti facciamo vedere la vista. Che veramente al 25esimo piano, secondo me è veramente stupendo. E si vede qua un impianto, un'infrastruttura stradale assolutamente incredibile. A me come ingegnere mi fa impazzire, è veramente traficata. Quindi di giorno qui, io pensavo la mattina ci possiamo fare un bel letteralmente ho preso l'appartamento perché ero per fare il caffè. Sì, la mattina mi faccio un bel caffè, il mio digiuno intermittente, mi ficco fuori al balcone e vedo tutta questa vista. Continuiamo. Questa è la cucina. Avevo anche chiaramente per fare dei video, dei food meeting, dato che stiamo facendo la definizione, voglio cucinare un sacco di pasti a casa. Volevo una cucina decente, una luce decente, penso che ci abbiamo azzeccato. Ci abbiamo pure piante di non so che cosa, i cuochi tra di voi mi diranno cosa usare o cosa non usare. Io e Sammy siamo collegate, comunque lì, quindi mi vedrete cucinare nei prossimi video, non vedo l'ora. Poi passando di qua, always take the scenic route.
bello questo. Bello, creativo, ci sta. Abbiamo il primo bagno, che è il bagnetto di Sammy, praticamente, che è solo il water perché Sammy non si fa la doccia. Giusto. E ci sta un bello specchio, tutto nuovo, e in più ci sta questo, sì, che ragazzi, pazzesco. Praticamente qua non hanno più idee, c'hanno cioè, questa cosa che ti ficchi, vabbè, avete capito, te lo metti nel sedere e ti spruzzi. Sì. Oh, vabbè, io vabbè, meglio degli inglesi sicuramente. Meglio degli inglesi che non ce l'hanno, però sì, devo dire è divertente, molto sì, divertente. Io l'ho provato, no, beh, sì. Poi abbiamo la stanza, che secondo me master è bedroom, pazzesca. Non so cosa mi piace di più, se la stanza in sé, vogliamo accendere di più la luce. Abbiamo la mia stanza, che è la stanza pazzesca, letto doppio matrimoniale, vista con questo mega finestra che sembra letteralmente che puoi cadere giù, mi piace un sacco. E qua io ho anche il mio armadio, easy, e poi abbiamo anche il bagno più grande, io mi faccio la doccia, quindi c'è la doccia, il solito robino lì per lavarsi il sedere e niente. E quindi praticamente questa è tutta la casa, io e Sammy ci stiamo per 2 settimane, io ero venuto a Dubai 5 anni fa e da sempre volevo tornare a JBR The Walk, che secondo me è bellissimo, non vedo l'ora, infatti nelle prossime 2 settimane di avventurarmi un pochino. Siamo andati anche stamattina e era una figata, per esempio. Sì, pazzesco. Fighissimo. Ci sono anche degli spazi comunali, piscina e palestra, che non sono niente male, e quindi vi faccio vedere anche quelli. Ragazzi, questo è il corridoio per andare alla palestra e alla piscina. Vedete che bomba. Allora, questa la facciamo vedere meglio poi magari domani, se non so se puoi fare un pan dentro. Si vede qualcosa? Sì. Ma quella la facciamo delle domande, la segniamo nella piscina. Mamma mia! Ah, che spettacolo! Ci sono pure le luci. Che figata, raga! Cazzarola! Fuck! Non so se la vedete. Si vede, si vede. Vede. Sì. Yeah, spettacolare. Spettacolare, ragazzi. E ragazzi, quindi arrivati qua, quanto è figo dietro, secondo me è spettacolare, volevo farvelo vedere, magari quelli nuovi di voi diranno, ah ma tutta questa opulenza, che stile di vita fai, ti danno i soldi tuoi, però io con l'intro volevo farvi capire che sono anni di lavoro, sono anni in cui ho lavorato per far crescere il canale, per far partire questa mia propria attività e che solo grazie a quel lavoro posso essere adesso in questo punto, in questa situazione qua a Dubai. Seconda cosa, se mi seguite lo sapete, io spendo i soldi veramente in poche cose, ma una cosa su cui li spendo sono i viaggi, è la cosa che secondo me è la cosa più bella su cui spendere i soldi, perché spendi i soldi in esperienze e esperienze uniche che non puoi fare in nessun altro modo, non puoi comprare, cioè è diversissimo vedere un video di Dubai e stare a Dubai, capito? Quindi per me i miei soldi, a me piace un sacco spenderli viaggiando il mondo, vedendo nuove culture, e Dubai, cavolo, sono felicissimo, quest'anno se ci ripenso ho fatto già l'America con Sammy, adesso siamo a Dubai, che secondo me è stupendo. E ultima cosa che vi volevo veramente dire è, se mi seguivate quando stavo a Manchester e lavoravo come ingegnere alla Shell, praticamente io studiavo, ho fatto 2 anni di studio all'università, poi ho fatto un anno di lavoro alla Shell, e lì erano 8-9 ore al giorno, sempre chiuso nello stesso ufficio, e io fino a quel punto non avevo mai veramente pensato alla mia vita, a cosa volevo fare, semplicemente avevo seguito quello che mi dicevano i miei, ma quello che era il canone classico della società, ovvero ero andato a scuola, andavo bene, provo a entrare all'università, vado bene, dopo l'università trovo un lavoro, vai bene, eccetera eccetera, senza veramente fermarmi a pensare che cosa volesse dire tutto questo. E alla Shell mi sono ritrovato dopo i primi 4-5 mesi in cui veramente stavo crescendo e stavo imparando nuove cose, stavo conoscendo nuove persone, che mi sentivo non felice, e avevo 21-22 anni e non mi sentivo felice con la mia vita, mi svegliavo e avevo, diciamo, il muso, non mi andava di andare in ufficio perché era sempre la stessa cosa, sempre lo stesso posto, mi sentivo un attimino claustrofobico, e per questo motivo avevo iniziato ad andare in palestra alle 6 di mattina, perché se no, almeno andando in palestra mi svegliavo ed ero felice. E secondo me, a 21 anni, 22 anni, se già ti svegli e non sei felice della tua vita, c'è qualcosa che non va. E allora quello mi ha veramente fatto aprire gli occhi, ho capito che siamo noi i capi del nostro destino e della nostra vita. Chiaramente dobbiamo prendere dei rischi se vogliamo, e magari questi rischi non andranno bene. E per me, io accanto agli studi, accanto al lavoro che mi prendeva tutta la giornata, ho iniziato a fare YouTube, ho iniziato a fare i video di mattina, mi alzavo alle 6, filmavo in palestra, tornavo dal lavoro alle 7, alle 8, mangiavo, cenavo, editavo il video e uploadavo. E così dall'inizio. E ci ho messo, ragazzi, 6 mesi, 100 video per arrivare a 100 iscritti. Sapete cosa vuol dire? 6 mesi per arrivare a 100 iscritti dopo 100 video, e non ho mai mollato perché veramente questa cosa era la mia passione, volevo farla succedere. E dopo quei primi 6 mesi è lì, all'inizio devi metterci il 100%,
devi dare tutto e magari non vedi il return. È sempre così con un investimento, all'inizio non vedi i frutti, ok? Invece dopo quei 6 mesi, dove è arrivata a 100 iscritti, ero felicissimo. Nel mese dopo siamo andati da 100 a 1000 e nel mese dopo da 1000 a 2000. Quindi praticamente ho fatto partire questa palla. All'inizio è come una palla di neve che scende giù dalle piste, l'avete sentito 1000 volte, ma è vero che inizia piano piano piano, ma poi prende momentum e continua a crescere. E sono contentissimo di aver fatto quell'esperienza, perché se non l'avessi fatta non avrei realizzato che magari stare in ufficio in quel momento della vita, in questo momento della vita, era la cosa migliore da fare, ok? E quindi niente, volevo lasciarvi con questo. Se voi avete dei sogni, raga, dovete lavorare duramente, ci vuole del tempo per raggiungerli, ma con il nuovo day and age praticamente non bisogna per forza andare in ufficio o trovare lavoro per qualcun altro, si può anche costruire qualcosa di proprio, per quello che ho provato a fare io e che provo a fare io. E quindi questo per me è una sorta di viaggio ricompensa, perché veniamo qua a Dubai ma non è una vacanza, è lavoro ma anche vacanza. Posso avere un ufficio che è appunto circondato dai grattacieli, che è assolutamente assurdo, e ripeto, non lo dico per vantarmi perché ci ho lavorato tantissimo e non dico che tutti lo possono fare, però se tu sei uno con un obiettivo, con un sogno, e sei uno che decide di svegliarsi ogni mattina e lavorare e fare un passo più vicino. Stavo spiegando a Sammy l'effetto compounded interest. Pensa che non fai niente ogni giorno, pensa che fai solamente uno alla 365, quindi uno dopo un anno è sempre uno, ma se tu invece fai quel 1% in più, quindi 1.01 alla 365, arriva tipo a 36-37, quindi anche solo un mini passo, piccolo passo, un 1% ogni giorno verso il tuo obiettivo, dopo un anno pensa dove sei arrivato, 37 volte in più che se tu non facessi niente. Quindi sì, vi lascio con delle cose a cui pensare, io spero che vi sia piaciuto questo talk, io vi ringrazio a tutti, aspettatevi il prossimo video che sarà una bomba, facciamo questi video qua, vi faccio vedere tutto con la definizione, seguite il nostro percorso, lasciateci un like se vi è piaciuto, lasciate un like anche per Sammy che ha fatto un intro spettacolare, lasciateci un bel commento, fatemi sapere se vi è piaciuto questo Grow Talk alla fine, a volte mi prende il momento e li faccio, e vi ringrazio come sempre di tutto il supporto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Guarda che spettacolo Sammy, Mamma mia raga, che fortuna, sempre grato del vostro supporto raga.